stasera. Vi pregherei di accomodarvi. Ricominciamo con una minore ritardo. Stiamo gridando, siamo sempre in ritardo, però almeno non ritardiamo tanto, tanto, tanto. Allora, stasera state per vedere i corti del concorso VideoWeer. Siamo ormai giunti all'ottava edizione. Il VideoWeer nasce con il Florence Queer Festival. Nasce e cresce con il Florence Queer Festival. E è realizzato in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Firenze. E sono stati selezionati quest'anno 11 corti, ne vedrete 11 perché erano tutti molto belli e quindi di solito ne selezioniamo 10, quest'anno abbiamo fatto uno strappino e ne abbiamo selezionati 11. E a tutti voi è stata consegnata una scheda. Alzate la mano con la scheda. Nina, fate vedere. Bravi. Bravi. Potete scegliere un solo corto, non ci fate diventare scemi per fare lo spoglio, per favore. Poi in sala c'è la giuria che giudicherà e aggiudicherà il premio di 1000 euro. Invece il premio che darete voi popolo. Popolo è bello. Voi, lo scoprirete solo dopo. È una sorpresa. Quindi possiamo cominciare. Buona visione, a dopo. Direttori artistici del festival, Bruno Casini e Roberta Vannucci, un applauso. Ringraziandoli per il bellissimo programma. E poi c'ho l'elenco lunghissimo dei ringraziamenti. Siete pronti? Allora, intanto desidero ringraziare per l'ennesima volta la Regione Toscana e la Fondazione Mediateca Regionale Toscana che ci danno questo bellissimo cinema e ci invidiano tutti. Quindi, subito dopo viene lo staff della 50 giorni. Marta, Massimo, Veronica, Beatrice, Alessandra, Roberto, Johnny, Claudia, Michele, Stefania e Emilio. Sono tutte le persone che lavorano qui dentro e aiutano noi il festival a presentarmi festival. Poi il secondo ringraziamento va al tutto lo staff nostro personale, cioè i volontari di Irios e l'Arcivescovo a Firenze, che sono le persone che vedete saltellare a destra e a sinistra con i gileini o con i passettini, che a volte vi mandano fuori dalla sala, però sono tutti molto carini. E adesso vedete. Poi un ringraziamento particolare va a Daniele Biagini, che è il creatore della sigla. Poi un applauso mega galattico. Perché oltre ad essere il creatore della sigla è colui che si sopporta. E vi assicuro che non è facile. Qualcuno lo sa. E adesso i nostri direttori ci danno i prossimi appuntamenti. Il festival stasera finisce qui nella parte cinema, ma il festival è tante altre cose e continuerà domani e dopodomani, 3 e 4, al Teatro di Rifredi, con l'ultimo spettacolo di questa sezione che si chiama Queer Theater, che ormai da 3 anni facciamo in collaborazione col Teatro di Rifredi. Lo spettacolo che verrà messo in scena in prima assoluta da Puglia Fresette si chiama Io non so chi sei, tratto da una raccolta di racconti di Giancarlo Pastore. Poi, sabato sera, dopo il teatro, in tarda serata, saremo tutti al Viper per festeggiare la chiusura del festival, quindi si parlerà. Saremo allietati da un gruppo molto simpatico e carino, il Rio Mezzanino. E poi l'ultimo appuntamento è il 9 dicembre in Salamanni con un concerto in collaborazione con Eventi Music Pool, Ash e Gori, un duo jazz, giusto? Sono lieta anche di dirvi che il festival quest'anno sbarca a Pisa. E quindi lunedì 6 dicembre saremo a Pisa con una giornata dedicata al festival dove porteremo il meglio dei corti, porteremo i progetti che avete visto adesso, quindi Diversamente Etero e Le Splash, e poi un film in serale che si chiama Anna Free, non so se qualcuno l'ha visto domenica,
Bene, quindi vi invito, se non avete avuto abbastanza voi a Firenze, noi saremo anche a Pisa. E adesso passi il microfono. Togliamo il microfono a Silvia, che l'applauso si mette male. Iniziative che ancora sono in programma nel Florence Queer Festival, Silvia si è dimenticata, ma lo dico io ovviamente, di nominare l'iniziativa che ci sarà sabato mattina presso la sede di Ireos e Arcilesbica Firenze. Ci sarà la premiazione del primo premio di tesi di laurea sul lesbismo e sul genere, un premio di laurea indetto da Arcilesbica Nazionale, e si svolgerà al mattino e al pomeriggio con un seminario aperto. È dedicato alla memoria di una compagna che non c'è più, che se n'è andata troppo presto, Moira Ferrari, e ci è sembrato un modo migliore per renderle omaggio a lei, alla sua intelligenza e alla sua passione politica. Non posso non ringraziare anch'io tutte le volontarie, tutti i volontari delle associazioni Ireos e Arcilesbica Firenze. È veramente un piacere lavorare con voi, a volte ci fate arrabbiare, ma soprattutto viviamo insieme molto bene. No, velocemente, tanti ringraziamenti, un ringraziamento particolare va al pubblico del Florence Queer Festival, che quest'anno è aumentato e ne siamo felicissimi. Perché faremo anche altre cose durante l'anno, non soltanto durante il Florence. Due cose: a Ireos fino al 10 dicembre c'è la mostra fotografica di Francesco Astolfi, che è un fotografo di Pescara che per la prima volta ha presentato questa cosa. È un hot shock e andate a vederlo perché vale la pena. Un'altra cosa è, Silvia diceva, di Nico Goli e Fred Ersche, è un duo imperdibile alla Sala Balmi. Fred Ersche è un pianista jazz newyorkese, seropositivo, da tanti anni combatte l'AIDS facendo concerti e militando in associazioni che combattono l'AIDS. Un'ultima cosa, prima si parlava di Tondelli, quest'anno sono 30 anni che è uscito Alto di Bertini e il prossimo anno purtroppo sono 20 anni che per Pietro Tondelli se n'è andato via, 91-2011. Sicuramente il festival farà qualcosa. Grazie a te. E allora adesso vi presentiamo i giurati. Elena Tibano, già l'abbiamo vista, Massimo Penati, il papà di Gasper Falco. No, io vi odio. E poi Caterina Bichi. Ok. Dimmi qualcosa. Per il comune di Firenze. Esatto, buonasera a tutti, sono Caterina Bichi, consigliere comunale del comune, e porto i saluti dell'assessore alle politiche giovanili e all'università, Cristina Giacchi, che purtroppo stasera doveva essere qui ma non ce l'ha fatta. Mi ha chiamato oggi pomeriggio personalmente per chiedermi di essere qui a portare il saluto dell'amministrazione e un ringraziamento per l'invito e per la partecipazione a cui siamo stati chiamati. E niente, mi sento di fare un complimento a tutti perché è veramente una bella occasione, proprio bella bella, che io non conoscevo, e quindi faccio mea culpa di questo. Comunque, complimenti a tutti veramente. Adesso mi manca solo un pezzo. Sì. Vorrei mi accanto a me anche Claudio. Bravo. E Claudio, domina il mio parrucchiere. Seriamente, è la persona che poi offre il premio del video queer, quindi sembrava giusto che fosse qui con noi. Vuoi dire una qualcosa? No. Sono contento di essere qui, è bellissimo, amo il cinema, solo che devo dire. Basta. Iniziamo dalla menzione speciale della giuria, che va a Mamma siediti, ti devo dire una cosa, di Salvatore Cetariano. Comunicativa e l'ironia nel descrivere un momento centrale della vita GLBT come il coming out.
Sono contentissimo. Stasera mi sembra che l'improbabile alle volte accade, perché non mi aspettavo davvero che potesse piacermi. Scusatevi tanto, sono un po' stranito. Non so nemmeno che ci faccio qua. Grazie. Noi siamo contenti che sei qua. Seguire dopo la menzione, il premio ufficiale della regia va invece a Sono sempre stata chiara. La decisione è stata per questo film per la leggerezza e la sensibilità nel raccontare uno spaccato di vita, lasciando intuire i risvolti più drammatici della storia. Vorrei qui sul palco Sandra Donati e Lorenzo Vannucci, perché senza di loro questo voglio ringraziare Massimo Barbani, Italo D'Adotto, che non è potuto esserci, Simone Donati, Gabriele Donzi e tutti gli altri che hanno partecipato a questo progetto totalmente senza compenso e con lo spirito di fare questa cosa. Luigi Scardini, Valentina Caruso. Adesso c'è il premio del pubblico. Allora, prima vi faccio vedere il premio qual è. Ah, giusto. È una renna incinta, ragazzi, mi ha facile trovarla. Chi è? No, io ce l'ho. Allora, vai, mentre io leggo. Allora, do i tre classificati, quindi parto dal terzo, visto che ho tutti i voti. Allora, il terzo classificato è... Il secondo e il terzo e il secondo non vincono niente, mi dispiace, solo l'applauso però. Allora è NC di Lorenzo Giorgetti. Prego Lorenzo Giorgetti, si alzi in piedi, si becchi un meritato applauso. Allora, il secondo classificato per la giuria del pubblico invece è Sono sempre stata chiara, qua. E il fortunato che si aggiudicherà questo meraviglioso oggetto è... Mamma, siete che ti devo dire una cosa! Possiamo fare parlare. Per forza. Grazie Ali. Grazie a tutti, davvero. Grazie mille. Okay. Bene, tutti a sedere. Grazie a tutti. E ripasso il microfono. Perché un ringraziamento speciale a Fabrizio Ungaro. Bravo! Veramente, non sarebbe stato possibile realizzare il festival senza di lui. Grazie. Grazie a voi, io non so se vi è stato fatto, ma io voglio ringraziare il pubblico. Cioè, ma l'avete già fatto, vi ringrazio di nuovo personalmente. Ecco, diamo questa
ottava edizione del Florence Film Festival 2010, con un tocco di leggerezza, con una commedia spagnola, il regista è Miguel Albaladejo, il regista di Cachorro, direttamente dalla 60ª Berlinale, è un'anteprima italiana. Buona visione. Ci vediamo l'anno prossimo.